Bene, sì, quindi benvenuti in questo nuovo video, siamo qua. In questo video prendo la parola di due ufficialità in casa Catanzaro. Catanzaro che quindi, con queste due ufficialità di cui adesso parliamo, ma penso che l'abbiate intuito, va a rinforzare comunque la fascia destra e va comunque a completare, diciamo, questa parte di campo. Perché arrivano proprio per la fascia destra Rolando e Bearzotti. Partiamo subito da Bearzotti per poi comunque spostarci su Rolando, innanzitutto comunque. Sono due colpi molto interessanti, soprattutto perché comunque permettono anche di non avere comunque poi gerarchie ben definite, perché sicuramente bah, inizialmente potrebbe partire titolare il buon Rolando, però attenzione anche a Bearzotti che comunque ha esperienza, arriva comunque a titolo definitivo, in realtà dal Modena comunque, ed è un rinforzo comunque di livello, perché stiamo parlando di un giocatore che, ripeto, va a rinforzare comunque non poco la fascia destra. È comunque in classe 96, quindi ancora in pieno della carriera, non è comunque giovane, cioè non è comunque giovanissimo, ma non è neanche, diciamo, anziano in un certo senso, ed è sicuramente comunque un rinforzo di livello, ripeto, di un esterno che comunque ha avuto esperienza anche all'Hellas, al Cosenza, tra le altre. Quindi stiamo parlando comunque di un giocatore che, seppur un classe 96, ha comunque tanta esperienza. Con il Catanzaro firma un biennale, si lega quindi con un contratto biennale e, ripeto, quindi va a rinforzare non poco la fascia destra, una fascia destra comunque che andava rinforzata e ci può stare comunque che qui, giocatore tra l'altro anche, se vogliamo, in un certo senso fisico, perché è alto 1,80 m e quindi comunque magari può rappresentare una, diciamo, una fascia destra un pochino più difensiva rispetto magari a Rolando, che anche Bearzotti è propenso in offensiva, magari Rolando ce l'ha più nelle corde ed è più uno che spinge tanto, comunque che arriva molto sul fondo, quindi comunque potremmo vederla in questo senso. Però vi ripeto, Bearzotti è sicuramente un colpo per quanto riguarda la fascia destra importante, ci sta assolutamente, comunque un giocatore che può far bene sicuramente a Catanzaro per le prossime due stagioni. Vedremo un po' se effettivamente sarà così, ma alla fine comunque fascia destra con Bearzotti e Rolando riempita. E adesso parliamo proprio di Rolando, perché anche lui arriva ufficialmente comunque a Catanzaro dopo tante vicissitudini, di cui adesso parliamo. Comunque esterno classe 95 che arriva a titolo definitivo dalla Reggina, firmando un biennale. Prima si parlava di prestito, invece arriva a titolo definitivo, quindi ennesimo investimento comunque della presidenza Noto, perché alla fine, se arriva in titolo definitivo, sono giocatori che tu vai a pagare il cartellino, quindi comunque sono investimenti importanti. Così come Bearzotti, comunque, Rolando è nel pieno della carriera, alla fine è ancora relativamente giovane, perché ha un anno in più di Bearzotti, quindi non è così tanto anziano, anzi. E anche lui, comunque, come dicevo, si lega, così come molto spesso accade, in Serie C con un contratto biennale. E quindi sicuramente, comunque, è un investimento comunque importante da parte della presidenza, ma a parte questo, comunque rinforzo importante. Allora, dal punto di vista tecnico, ripeto, tralasciando comunque la questione vicissitudini e tutto, è un ottimo rinforzo. Alla fine, un giocatore che può far bene ancora in prima della carriera. Lo reputo un ottimo esterno, comunque con corsa, spinge. Comunque, è un ottimo quinto, ragazzi. È un ottimo quinto, così come Bearzotti, che magari, cioè, ma alla fine entrambi possono fare sia la fase difensiva che la fase offensiva, entrambi comunque hanno esperienza, entrambi comunque sono due ottimi rinforzi per quanto riguarda la fascia destra e quindi sono contento. In più, in questo momento neanche io credo ci siano delle gerarchie, quindi questo è un altro aspetto comunque che poi lo stesso Foresti e Noto hanno sempre ribadito, quindi quello di creare una squadra in cui non ci sono gerarchie ben definite, ma in cui negli stessi ruoli c'è concorrenza per comunque poter aumentare anche il livello comunque magari di concorrenza interno allo spogliatoio, che è comunque un fattore positivo. Ovviamente poi non deve essere concorrenza sleale, per esempio, però comunque deve esserci concorrenza. Quindi sulla fascia destra in questo momento non mi immagino titolare, bisogna vedere col tempo chi è più in forma eccetera, però comunque sicuramente anche il rinforzo di Rolando è un altro rinforzo molto molto importante. Quindi fascia destra completata, fascia destra comunque che sicuramente può fare sicuramente bene. Detto questo, però, comunque, anche se avrò preso sinceramente qualche altro profilo, però comunque sono due rinforzi su cui
posso ritrovarmi d'accordo. Per la questione comunque problemi avuti, c'è stata anche una conferenza, si è spiegato un po' tutto. Il problema in realtà era una sorta di promessa non mantenuta da parte della regina. Credo che il discorso era che praticamente lui è andato in prestito al Bari, se vi ricordate l'anno scorso, fece in realtà abbastanza male, ma andò in prestito al Bari a gennaio, gli ultimi 6 mesi. Probabilmente comunque Rolando aveva avuto una promessa da parte della regina per cui, tornato a Reggio, in B avrebbe comunque fatto parte cioè avrebbe fatto parte in maniera, non dico con continuità in maniera definitiva, però comunque avrebbe fatto un po' più presenze comunque rispetto a prima, in questa stagione qua. E quindi si aspettava di rimanere a Reggio. E questo l'ho fatto tentennare. Comunque lui si è messo d'accordo perché, diciamo, sapeva comunque in cuor suo, almeno questa è la mia interpretazione, che alla fine la regina non l'aveva mai fatto giocare, quindi si mette d'accordo con il Catanzaro, non c'era nessun altro pretendente. Lui quindi si mette d'accordo, mette la firma, però comunque c'è ancora un po' di speranza, se vogliamo, per rimanere, quindi non accetta definitivamente, vuole ancora capire se effettivamente può rientrare nei piani della regina. Così non è, quindi poi ritorna. Questo secondo me è un po' il punto. E alla fine è una sorta di tradimento, sicuramente i tifosi non l'hanno presa molto bene in generale. Cioè, alla fine, ragazzi, quello che vi dico io, sì, è vero, comunque all'inizio aveva rifiutato, lui ha detto non ho rifiutato Catanzaro, ma c'erano delle promesse in corso con la regina, ho rifiutato perché, cioè, perché lui penso, credeva e sperava di giocare comunque in B, che alla fine ci può anche stare. Poi, ragazzi, cioè, alla fine prendersela per queste cose qui, alla fine è arrivato. L'importante è che è arrivato con motivazione, che è arrivato con voglia di rivalsa. L'importante è poi che fa bene sul campo. Poi, se è arrivato tentennando un po', eccetera, cioè, è vero che comunque non bisognerebbe tentennare cioè, alla fine, poi, ragazzi, cioè, ci sta, è umano, ragazzi. Non è che possiamo aspettarci che tutti arrivino comunque con la voglia di fare, cioè non con la voglia di fare, ma che accettino subito. Bisogna anche comunque valutare un po' il discorso economico, il discorso con la squadra precedente. Quindi non è che nessuno, ragazzi, ma nessuno, ma chiunque, anche se ve lo dicono in conferenza, vi dicono io ho subito accettato. Non è vero, ragazzi, non è assolutamente vero che ha subito accettato. Nessuno accetta subito la proposta di una squadra. Prima si valuta con il procuratore le altre proposte, quello che si può fare nella società di appartenenza, e poi si va a accettare. Non è vero che accetti subito, magari la prendi in considerazione in maniera superiore rispetto a qualcun'altra, perché magari Catanzaro è meglio, eccetera, ma non è vero che accetti subito e tutto, no, non è assolutamente vero. Quindi non facciamoci abbindolare da quello che dicono i calciatori, che dicono solamente fra le circostanze ogni 3x2. Quindi il discorso è semplicemente questo: se vengono a dire accetto subito, è molto probabile che non sia così, ripeto, perché comunque un giocatore che arriva a Catanzaro, vedi per esempio, che ne so, un Bombaggi, volete che Bombaggi non aveva richieste? Il Catanzaro si è mosso subito, per carità, ma anche Bombaggi avrà avuto richieste comunque importanti da valutate, evidentemente, e Catanzaro è stata la migliore, ha accettato, ma non è che ha accettato subito a occhi chiusi senza guardare nient'altro. Se è così che funziona il calcio, non è che nessuno ha tentennamenti e viene subito, non è così. Quindi il discorso è, ha tentennato, non ha accettato al momento la firma, c'è stato uno sfogo duro di Foresti, per poi ripensarci. Anche questa è una cosa forse negativa, questo dalla sua società, perché comunque Foresti prima lo quasi insulta e tutto, per poi riprenderlo. Quindi ecco, questo è un aspetto, cioè questo, il discorso che ho fatto prima era un discorso in generale. Questo aspetto qui è forse aspetto un po' negativo, perché anche Foresti, cioè, perde, non dico un po' di credibilità Foresti, però più o meno sì, perché comunque se tu mi fai questo sfogo qua duro e tutto per poi riprenderlo. Sì, è vero che comunque alla fine la questione era, il problema era il calciatore, non era il problema di Foresti, però non lo so, comunque l'importante è che arrivi con voglia di fare e che comunque possa dare una mano comunque già dalla Coppa Italia in poi comunque al Catanzaro. A questo punto mi fermo, comunque Catanzaro che ormai ha quasi chiuso tutti i colpi in realtà, manca forse una prima punta, però comunque diciamo che a livello di colpi siamo a posto. Manca veramente, veramente poco. Certo, comunque poi ci saranno le occasioni, le uscite soprattutto, perché non ce ne sono ancora state. Però nulla, a questo punto io mi fermo. Ci vediamo con il prossimo video. Ciao, ragazzi.